Om Ajnanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuro Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Allora oggi è un giorno fortunato, l'avvento di Sri Balarama, fratello di Krishna, è la sua prima espansione. È sempre Dio la persona suprema che per svolgere i suoi divertimenti e per adempiere, per realizzare le diverse missioni per il bene dell'umanità si espande in diverse forme o si manifesta in diversi tempi, in diversi luoghi e in diverse forme per il beneficio di tutti, no? Balarama ha un carattere, è una personalità straordinaria, è come Krishna, ha tutte le più belle qualità. Prabhupada, il nostro fondatore Bhaktivedanta Swami, diceva: Krishna e Balarama non sono diversi, l'unica è la, qual è? Il colore della pelle. Krishna ha la pelle scura, nera, e Balarama bianca, chiaro, ma sono ugualmente potenti con funzioni diverse. Gli Acharya, Krishna Das Kaviraj Goswami, ha scritto un bellissimo canto: Jai Radhe Jai O Krishna Jai Vrindavan. E in quel canto, settima strofa, si parla di Balarama, quindi trovate qui scritto alla lavagna. Quindi se volete cantare con noi, facciamo questo piccolo canto direttamente a lui. È la settima strofa che dice, prima vi dico la traduzione: tutte le glorie a Ram Ghat. Bellissimo Ram Ghat. Se andate a Vrindavana, se siete già stati, una fortuna, Vrindavana dove è nato Krishna, e lì c'è anche... un po' spostato dalla città di Vrindavana c'è Ram Ghat. Un posto dove viveva Balarama, frequentava, dove svolse la sua danza rasa. Come Krishna, Balarama aveva le sue care devote, ed è un posto bellissimo. Quindi tutte le glorie a Ram Ghat, dove Sri Balarama manifestò la sua danza rasa. Jai Ram Ghat. Jai Rohini Nandana. Tutte le glorie a Sri Balarama, il figlio di Rohini. Rohini Nandana vuol dire figlio di Rohini. Tutte le glorie, Jai Jai, a tutti gli abitanti di Vrindavana. Vrindavana Vasi, Vasi Jatajan. Vrindavana Vasi sono gli abitanti di Vrindavana. Quindi, come dicevo prima, la Balarama è una figura importante, essenziale. Certo, poi ci sono, come ho accennato, tutti i diversi tattva, verità, diciamo, esoteriche, profonde, che per noi sono un po' difficili da comprendere, di come Dio è uno, poi si espande in più forme e tutte queste forme hanno diverse funzioni. Hanno scritto diversi libri gli acciari e i maestri nella tradizione, però per chi non ha ancora sviluppato una certa comprensione o un gusto per quello studio di questi aspetti, così questi dettagli filosofici, può diventare un po' noioso se non abbiamo ancora già approfondito bene o compreso l'importanza o la verità di queste affermazioni, che alle volte leggendo le descrizioni delle attività, delle qualità e della posizione di queste grandi personalità, ci rendiamo conto, gli osservatori ancora non esperti si stupiscono del fatto che ci sono delle caratteristiche straordinarie. Ci sono delle attività che non sono comprensibili
normalmente che non vediamo in questo mondo, del quale non abbiamo esperienza, e quindi una tendenza umana è quando qualcosa, quando non riusciamo a comprendere qualcosa, tendiamo a prendere un po' le distanze, no, tendiamo a non dargli la, come dire, sì, a dare molto credito, o non siamo molto disponibili a approfondire ulteriormente quegli aspetti. Quindi ho pensato di dirvi solo qualcosa, di stare un po' più sul pratico, vedere in che modo Balarama può, invece di tediarvi con, diciamo, tutti gli aspetti della creazione, perché Balarama partecipa, è una prima espansione di Dio dal quale vengono altre espansioni che poi si prendono cura di tutta la creazione materiale e spirituale. Però sono dettagli tecnici, poi alcuni diranno, ma chissà se è vero o non è vero. Per adesso almeno c'è il lato buono, che la scienza moderna non ha dato alternative chiare ancora di come funziona tutta la creazione o tutto il resto. Almeno nei Veda c'è una versione che rimane solida nei millenni e accettata da tutti i maestri autentici. Però chi vuole potete andare a studiare nello Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, sono questi testi per chi è interessato. Invece, per stare più sul pratico, noi forse, come persone che, come ricercatori spirituali, come persone che cercano di evolvere spiritualmente, Balarama è interessante, è rilevante per il fatto che rappresenta il maestro spirituale originale. Maestro spirituale, il guru di tutti i guru, l'origine di tutti i guru. E questo è importante perché praticamente, come affermano tutte le scritture rivelate, autentiche, le scritture vediche, non si può arrivare alla completa realizzazione spirituale. Si possono raggiungere certi livelli di realizzazione spirituale anche da soli, diciamo così, se una persona è seria e determinata nella sua ricerca, nel suo studio, nelle sue pratiche, sicuramente si possono raggiungere, si possono realizzare alcuni aspetti della verità anche da soli. Ma se vogliamo, diciamo, raggiungere la piena realizzazione spirituale o i livelli più profondi, più intimi, è necessaria la guida del maestro spirituale, qualcuno che ha visto qualcosa in più, qualcosa che noi non abbiamo ancora visto. E Balarama è maestro spirituale originale, come ho detto. Tutti i guru, in realtà gli autentici maestri spirituali, diciamo, si muovono, sono ispirati, si muovono sotto ispirazione e ottengono questa forza spirituale, la ottengono da Balarama. Certamente Krishna è la forma originale di Dio. Secondo i Veda, Krishna stu Bhagavan Swayam ete chamsa kalapam sam, sono tante forme, espansioni, avatar, incarnazioni, ma quello originale è Dio, è Krishna, la forma originale dal quale emanano tutte le altre. La scienza vedica, il Bhagavatam parla molto chiaro. E Balarama, la sua prima espansione, e ha proprio questa funzione del guru originale, quello che guida, ispira, guida tutti i guru, ispira tutti i guru. E Balarama non è diverso da Nityananda. Noi in questo tempio adoriamo Chaitanya e Nityananda. Vedete le divinità al centro. Sulla destra abbiamo Chaitanya e a sinistra Balarama, a sinistra Nityananda, che è Balarama. Nityananda non è altri che Balarama, non è diverso da Balarama, Nityananda. E quindi ha questa funzione essenziale, questa funzione essenziale di guidare e ispirare gli autentici devoti di Dio. Ed è per questo che noi appunto ci rivolgiamo prima a Nityananda, se vogliamo avere il favore di Chaitanya, che è Krishna stesso, ci bisogna andare da Nityananda. Allo stesso modo, se vogliamo, Nityananda e Chaitanya non sono diversi da Krishna e Balarama. Balarama è Krishna.
Quindi per noi è importante, perché come ho detto non c'è speranza di raggiungere la piena realizzazione spirituale, il pieno successo spirituale senza il favore di Balarama o di Nityananda, se volete. Tanti possono provare, tanti ci hanno provato, ma non si ottengono gli stessi risultati. Io l'ho osservato nel corso degli anni, ho trovato una volta un insegnante di yoga, serio, studiava, era anche un bravo ricercatore spirituale. Lui ha osservato bene quello che fanno i devoti di Krishna, che seguono quelli che seguono questa pratica, Bhakti Yoga, quelli che seguono Chaitanya Nityananda, e diceva: io ho notato, che io dopo 20 anni di pratiche spirituali, ho visto che voi in solo poco tempo i devoti qua raggiungono comprensioni molto alte che noi anche dopo 20-30 anni di pratica non riusciamo a raggiungere. E l'ho visto in tanti altri casi, ma non si tratta di dire, queste sono analisi, come si dice, imparziali, poi ognuno può valutare chiaramente. Certo, voi siete venuti perché avete sentito qualcosa di valido, no? Qualche beneficio c'è stato, venendo in contatto appunto con Sri Chaitanya, con Chaitanya Nityananda, Srila Prabhupada. Magari anche non ben chiaro, no? Le persone vengono, molte persone si avvicinano, vengono qua, dicono: ma non so bene cosa state facendo, cosa state facendo qua, però sento una bella atmosfera, sento che c'è pace, sento che c'è, no? C'è armonia, sento che c'è spiritualità, ce lo dicono spesso, no? E noi siamo rimasti qua tutti questi anni, potevamo fare tante altre cose, perché abbiamo sentito la stessa cosa. E molti di noi, molti di voi so che hanno praticato diverse, hanno provato diverse pratiche o vie spirituali. Però la Bhakti, così come insegnata da Chaitanya Mahaprabhu, è particolarmente efficace. E infatti è confermato dai Veda, l'avatara per questa era è Sri Chaitanya Mahaprabhu, accompagnato da Nityananda, che sono appunto Krishna e Balarama. Krishna e Balarama sono, diciamo, le forme originali. Come Prabhupada diceva, se uno vuole se vuole, se ha bisogno di denaro, dice: se hai $1,000,000, poi c'hai anche $1,000, $100, $10. Così se andiamo direttamente dalla persona originale, tutti i benefici di qualsiasi altra pratica sono ottenibili. E quindi Balarama, che è il maestro spirituale originale, come ho detto, che è quello che ci introduce, che ci guida, che ci ispira in questa direzione, è una figura molto importante. E, come ho detto, magari non ci rendiamo neanche conto, dice: ma com'è, appunto, come mai c'è questa atmosfera? Ma l'atmosfera non è che chiaramente la fanno le persone, sì, la fanno le persone, ma le persone sono tante persone che tutti vogliono creare una bella atmosfera, tutti vogliono creare armonia, pace, tutti desideriamo, no? Ispirarci a vicenda, qualsiasi, ma ci vogliono persone aperte, ricettive, serie nel loro proposito, ma ci vuole anche un metodo adatto, ci vuole anche il metodo giusto, bisogna collegarsi con la fonte giusta, altrimenti non ci sono gli stessi risultati. E Balarama, appunto, essendo il maestro spirituale originale, lui ci, quando noi applichiamo un processo adeguatamente, il processo del Bhakti Yoga, seguendo appunto gli insegnamenti di Krishna nella Bhagavad Gita e poi specialmente di Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda, appunto, che è Balarama, Nityananda, come li hanno applicati loro, come li hanno insegnati per questa era, i risultati ci sono, facilmente otteniamo grandi benefici. Velocemente otteniamo grandi benefici. E se vuol dire senza grande comprensione, la comprensione viene dopo, e questa è la grandezza, e questa è anche la compassione del maestro spirituale. I maestri spirituali autentici non stanno tanto a guardare
troppo a guardare le qualifiche delle persone, certo, le considerano, diciamo, ma provano a dare a tutti, cioè tentano, aiutano tutti ad avvicinarsi all'abbati. All'inizio in modo consapevole e poi è il processo stesso, una persona segue il processo, segue la pratica e si purifica. Se a un certo punto comincia a realizzare, ah sì, c'è Prabhupada, no? c'è Chaitanya, c'è Nityananda, c'è Balarama, comincia a realizzare che sono loro che ci hanno ispirato, ci hanno tirato, no? Ci hanno misericordiosamente tirato dentro, diciamo così, no? Abbracciato. Se noi almeno ci siamo messi a disposizione, dobbiamo almeno metterci a disposizione. Nella Chaitanya Charitamrita c'è scritto che la Nityananda, appunto, che è Balarama, dice Nityananda è come Balarama, sono estatici, sono persone piene di estasi spirituale. E quando una persona è molto estatica, non sta troppo a guardare le qualifiche dell'altra persona. È come, dice, come un re ebro, no? Un re che è ubriaco, che è un re generoso, quelli buoni, no? Un re generoso, magari è un po' su di giri, e comincia a regalare a tutti, no? A regalare a tutti quelli che incontra, va fuori per strada, fa doni, è generoso. Senza guardare tanto le persone se sono qualificate o no, o qual è la loro posizione, chi è molto, quando uno si trova in uno stato così, no? Molto, no? Quando è molto felice, soddisfatto, ispirato, no? Quando siamo in quello stato lì siamo più generosi, no? Siamo più amichevoli con gli altri, giusto? Quando stiamo bene, di buon umore, siamo più. E allo stesso modo. E quindi danno, in un certo senso, danno di più di quello che le altre persone meritano. E allo stesso modo Balarama, Krishna, capito, il maestro spirituale, aiuta le persone, è particolarmente generoso. Solo dopo noi ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo, o gradualmente, solo generalmente è graduale, è molto graduale la comprensione della fortuna che abbiamo ricevuto, venendo in contatto con certe grandi personalità come Srila Prabhupada e i suoi rappresentanti, il Santo Nome, il Mantra di Krishna, le divinità, queste cose non riusciamo a realizzare subito la grandezza, l'importanza o la portata di questo. Ma per la loro misericordia gradualmente realizziamo. Bhaktivinoda Thakur ha scritto una cosa molto bella nella Shikshamrita. Bhaktivinoda Thakur, uno dei grandi acharya nella tradizione, ha scritto a riguardo di Balarama come funziona il suo intervento su di noi. Magari noi, diciamo, come ho detto, non siamo ben consapevoli di come agisce, ma vi spiega che la lussuria, l'orgoglio e il desiderio per l'adorazione e posizione, cioè, tutti gli esseri condizionati hanno questi desideri, tutti abbiamo questi desideri, quando si nasce, dice Krishna, chi nasce in questo mondo già parte così, chi viene in questo mondo parte già con questi desideri, c'è la lussuria, c'è l'orgoglio, il desiderio di essere adorati, desiderio di onori, di posizioni importanti nella società, giusto? Queste cose le conosciamo tutti. Yes. Allora dice che comprendendo, quando una persona comincia il devoto, quando una persona comincia a praticare seriamente l'abbatti, quando comincia a introdursi seriamente nella vita spirituale, si rende conto che questi aspetti, l'orgoglio, no? Lussuria, avidità, tutti questi desideri impuri, sono molto dannosi per la nostra evoluzione, ci rendiamo conto, gradualmente ci rendiamo conto, quello che prima sembrava normale, bello, tutti fanno così, ci rendiamo conto che invece è un grande ostacolo per la nostra evoluzione.
E Bhaktivinoda Thakur dice che per superare questi ostacoli, no? Questi ostacoli, questi aspetti così dannosi, bisogna fare grandi sforzi, bisogna fare grandi sforzi, noi dobbiamo fare grandi sforzi. Certo, poi nelle diverse scuole spirituali alcuni danno più importanza allo sforzo personale e alcuni più importanza alla grazia divina, no? Alla misericordia divina. I maestri dell'abate dicono che tutte e due sono essenziali. Certo, la grazia divina è quello, è il fattore che poi darà il risultato finale, quello, il risultato vero e proprio. Però qui Bhaktivinoda Thakur dice che dobbiamo individualmente noi fare grandi sforzi per superarli, il nostro sforzo ci deve essere. Intanto cominciamo a capire che sono dannose, ci rovinano la vita, ogni volta che ci facciamo prendere dall'orgoglio, no, dall'avidità, dalla lussuria, ci troviamo nei guai, non so se avete notato, no? Ogni volta che ci lasciamo andare da queste tendenze ci troviamo problemi. Allora, prima bisogna realizzare che è un problema, che sono grandi ostacoli, molto dannosi, e poi dovremmo personalmente fare grandi sforzi per rimuoverli, dice. Ci deve essere lo sforzo individuale, quello è essenziale. Quindi grandi sforzi vuol dire, come una volta un discepolo di Prabhupada gli ha detto, il Prabhupada parlava del fatto che il santo nome è una potenza straordinaria, ma bisogna recitarlo senza offese. E il devoto gli ha detto, perché le offese distruggono l'avanzamento, cioè rovinano, no? Indeboliscono la pratica spirituale, le offese agli altri esseri viventi, le offese ai devoti, specialmente alle divinità, al maestro spirituale. Diversi tipi di offese, 10 sono particolarmente dannosi, però studiamole. Queste volte ho detto proprio padre, ma sono molto dannosi, ma come faccio a evitare le offese? Come faccio a evitare le offese? E Prabhupada molto candidamente ma decisamente in quelle parole ha detto: non facendole. Come faccio a non fare le offese? Non farle. Bella. Cioè, uno potrebbe rispondere mille cose, No, molti studiosi ti farebbero mille, i filosofi scriverebbero libri, no? Psicologia, però se non farle, ma per non farle vuol dire che bisogna essere pronti a controllare gli impulsi della mente e dei sensi, bisogna autodisciplinarsi, bisogna essere pronti alla disciplina, no? Per quello dice bisogna fare grandi sforzi, sforzi bisogna fare, bisogna essere pronti a fare ciò che è necessario, tutto ciò che è necessario. Se vogliamo avere qualcosa di grande valore, un po' di... Certo, abbiamo appena detto che i maestri ci danno, no, ci mettono su un piatto d'oro, vieni, ti do tutto, no? Ti do tutti i metodi, ti do l'esempio, ti do la compagnia, ti do i templi, ti do i devoti, ti do la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam, il santo nome. Ci dà tutto, c'è tutto, ma poi bisogna, poiché noi partiamo con le nostre debolezze, con le nostre problematiche personali, appunto abbiamo detto, no? Desideri ancora impuri, lo sforzo è necessario, non si può evitare, no? Il bello viene dopo, dice, poi dice, Bhaktivinoda Thakur dice, quindi il devoto dovrebbe fare grandi sforzi per rimuovere questi ostacoli, e poi dice, continua dicendo, se l'umiltà è autentica, cioè quindi se, perché ci vuole umiltà per ammettere, no, perché la tendenza condizionata è dare la colpa agli altri, no, ma mi si è risvegliata la lussuria, ma non è colpa mia, è stata lei o lui che mi hanno provocato, no? Oppure l'orgoglio, mi hanno provocato gli altri, io poi sono diventato orgoglioso, vedo che sono tutti orgogliosi, allora per difendermi anch'io, e così via, no? Posizione, desiderio di adorazione, capito? Siccome rubano tutti, anche i governanti, allora sono autorizzato, capito? Sono autorizzato.
Ci vuole l'umiltà, l'umiltà di ammettere che abbiamo dei problemi, no? Ci vuole l'umiltà. E qui Bhaktivinoda Thakur continua dicendo, se l'umiltà è autentica, quindi se la persona veramente capisce che queste cose sono, questi aspetti sono dannosi, sono ostacoli e vanno rimossi a tutti i costi, se il devoto pensa davvero così, umilmente, se l'umiltà è vera, è autentica, Krishna sarà misericordioso, dice. Krishna sarà misericordioso. Cioè, se noi veramente desideriamo questo, desideriamo rimuovere questi ostacoli, Dio sarà misericordioso. Vediamo come, no? Qui dice, continua e dice, sarà misericordioso. Allora apparirà Balarama. Allora apparirà Balarama, dice, a questo punto. Quindi se noi abbiamo capito queste cose, se l'umiltà è autentica, Krishna sarà misericordioso e allora apparirà Balarama. Balarama è appunto o il maestro spirituale, quello che dà la forza spirituale. Ci vuole forza spirituale, no? non ci sono trucchi materiali. La persona possiamo essere persone più ricche, più scaltre, più educate, più potenti, più forti fisicamente, tutto quello che volete, ma non ha, nessuna qualità materiale è sufficiente per vincere queste debolezze di cuore, diciamo, no? Lussuria, avidità, invidia, non ci sono forze materiali che possono. Sì, una persona può disciplinarsi fino a un certo punto, le persone possono arrivare a un certo livello di virtù, no? Di pratica, controllandosi, ma è sempre lì che cova, non riesce a vincere del tutto, non ce la può fare a distruggere completamente l'ego, l'egocentrismo. Magari in modo più educato, ma il programma è sempre quello, no? Alcuni sono più educati, alcuni sono più maleducati, no? Ma il programma è quello. Il programma è tutti, ognuno cerca il proprio piacere personale. Per fare il lavoro ci vuole forza spirituale, non si può fare, ci vuole proprio, ho capito, un intervento divino. Quindi Krishna sarà misericordioso e ci manda a appare Balarama. E tutti gli ostacoli saranno distrutti velocemente, o anche dice in un secondo, alcune traduzioni, in un secondo tutti gli ostacoli sono distrutti. C'è anche una lettera di Prabhupada, no? Sì, Prabhupada aveva scritto al suo discepolo che gli parlava delle influenze astrali negative, no? Influenze astrali che ci sono. Ci sono influssi, no? Che disturbano la nostra mente, no? In certi periodi della nostra vita. Anzi, più noi siamo, diciamo, mettiamola positiva, più ci eleviamo nella coscienza spirituale e gradualmente questi influssi cominciano a calmarsi un po', altrimenti siamo completamente presi da questa situazione. E Prabhupada gli ha detto al suo discepolo, quando è vero che queste sono leggi della natura, però gli ha detto Prabhupada, parlava del pianeta Rahu, che è un pianeta negativo, no? Che crea, disturba la mente delle persone. Diceva, ma se tu accetti la guida del maestro spirituale, se accetti la mia guida, io con un calcio distruggo 10.000 Rahu, no? Prabhupada, mi ha fatto in mente qui Balarama, dice in un secondo, qui dice Bhaktivinoda Thakur. Grandi sforzi dobbiamo farli noi, va bene, ma poi se l'umiltà è autentica, no? E abbiamo giusto atteggiamento, Krishna allora, cioè Krishna è misericordioso e appare nella forma di Balarama e tutti gli ostacoli saranno distrutti in un secondo, velocemente. Ed è questa la potenza del contatto con i puri devoti, col maestro spirituale. Cioè, se il maestro spirituale è autentico e noi siamo sufficientemente seri, Prabhupada usava seri e sinceri, se siamo sufficientemente seri e sinceri nel nostro proposito, il maestro spirituale può fare miracoli, può risolvere problemi sui quali ci stiamo lavorando da anni e anni e anni senza riuscire a superarli e lui in poco tempo ce li fa risolvere.
se noi siamo pronti, se accettiamo con fede le sue istruzioni, in poco tempo può risolvere problemi incancreniti che non riuscivamo a risolvere. Per quello che dice, apparirà Balarama, il maestro spirituale, e tutti gli ostacoli saranno distrutti velocemente. Poi, dice, poi la coltivazione della bhakti, la coltivazione graduale del servizio devozionale, will take place, no? Avverrà, allora avverrà veramente una coltivazione, allora cominciamo a realizzare i benefici straordinari, non c'è niente paragonabile, non c'è nessun beneficio da nessuna parte della creazione, nessun beneficio così grande come quello ottenibile attraverso la pratica corretta del Bhakti Yoga. Non si trova. Non si. Vabbè, poi ognuno ha le sue opinioni. Le scritture ci insegnano questo, l'esperienza ci insegna questo. I maestri hanno insegnato questo con la loro vita, vediamo. Solo grandi personalità come Srila Prabhupada, i grandi maestri, sono riusciti a mettere da parte persone che potevano avere successi materiali incredibili. Prabhupada aveva tutte le carte in regola per diventare uno dei più grandi industriali del mondo, in India e nel mondo. Prabhupada aveva iniziato. Ma Krishna aveva un piano più importante, aveva un piano più grande per lui, doveva salvare noi, doveva venire a diffondere questo messaggio. Ma altrimenti sono tante persone, anche nella storia del Vaishnavismo, che erano persone super qualificate materialmente, avevano tutte le qualità, le carte in regola, ammirati da tutti. Ma poi, quando hanno sperimentato, quando hanno venuto in contatto appunto con Balarama e i suoi rappresentanti, hanno detto qui c'è qualcosa di molto più grande, mettiamo da parte la ricerca dei successi, il potere materiale e percorriamo la Bhakti che può dare molto di più di qualsiasi altra cosa. Quindi bellissima questa spiegazione, semplice, no? Quindi gradualmente si tratta di realizzare queste cose, che questi aspetti, lussuria, avidità, orgoglio, sono grandi ostacoli alla ricerca di onore, di fama, sono molto dannosi per l'avanzamento spirituale. Sforzarci al massimo di tenerli, controllarli, ma praticando la bhakti. Se pratichiamo la bhakti velocemente, appunto cosa succede? Krishna, se ci rivolgiamo con umiltà a Krishna, lui sarà misericordioso e si manifesterà nella forma di Balarama, ci darà forza spirituale o nella forma del maestro spirituale autentico. Collegandoci con lui gradualmente otteniamo la forza, una forza divina, sovrumana, che non è farina del nostro sacco, non è qualcosa. Tutti possono averla, ma bisogna mettersi in questo atteggiamento, un atteggiamento giusto. Krishna, Dio, è pronto a darlo a tutti, vuole, desidera darlo a tutti, ma sembra che non tutti siano disponibili a accettarla. Ma per chi vuole, chi lo desidera veramente, è disponibile. E Balarama quindi è così importante per noi, il maestro spirituale, perché è quello che ci dà tutto quello che serve. Una volta Tamakrishna Maharaj, il mio maestro spirituale iniziatore, aveva chiesto a Prabhupada, no, era un po' preoccupato per la gestione, per l'amministrazione, la gestione dei centri, perché lui era un responsabile dei diversi centri, ed era preoccupato che mancava un po' l'economia, perché il nostro movimento missionario che si basa sulle offerte, no? E allora è tutto molto incerto, è difficile fare un programma, no? Come si chiamano i programmi amministrativi? I business plan, è difficile fare i business plan qua con altri, è difficile organizzare tutto bene. Allora era preoccupato, gli ha detto Prabhupada, come facciamo qua, cioè con l'economia? E Prabhupada ha detto semplicemente, se c'è forza spirituale il denaro non mancherà. Una frase bellissima,
a me mi ha proprio, mi è entrata nel cuore, l'ha raccontata Uttama Krishna Maharaj. Se c'è forza spirituale il denaro non mancherà. Dice, ma sì, ma questo vale per quelli abbandonati, ma vale per tutti, questo principio vale per tutti, perché Dio è pronto a aiutare tutti. Noi purtroppo nella coscienza materiale pensiamo, prima devo sistemare le mie cose, prima io mi organizzo tutta la vita, tutto, e poi se ho un po' di tempo mi dedico un po' anche alla bhakti. Quando tutto è tranquillo poi faccio anche un po' di bhakti. È proprio questo il potere dell'illusione materiale, che ci fa posporre, ci fa mettere dopo quello che invece dovrebbe essere prima. Invece Prabhupada la gira al contrario. Se c'è forza spirituale il denaro non mancherà. Ma è una scienza, è proprio una scienza. E lo posso testimoniare, non solo dice noi, beh, chiaramente noi abbiamo in questo movimento molte persone rinunciate, abbandonate proprio al servizio del Guru e Krishna, che vivono così, e loro hanno capito bene questo principio, che effettivamente se vivono in quello spirito arriva tutto, la gente gli dà tutto, anzi più di quello che serve, gli fanno i regali, devono ridarli indietro. Ma non hanno realizzato solo loro, anche noi qui abbiamo alcune famiglie, brave, famiglie di bravi devoti, che sono persone responsabili, con figli, responsabilità familiari, lavorative, che hanno capito questo principio e danno priorità, prima la forza spirituale, prima la pratica spirituale, prima lo studio, la mia pratica, la mia connessione col Guru, con Krishna, con la divinità, con i devoti, col tempio. Quelli che danno priorità a queste cose nella loro vita sono quelli che poi alla fine vivono più sereni, sono quelli più sereni, perché vedono proprio, come dire, senza ansia le cose necessarie arrivano. È un miracolo, ma funziona. Se mettiamo la priorità alle cose giuste, perché? Ma è semplice, però Prabhupada dice è semplice da capire, cioè è semplice, diciamo, che da un certo punto, diciamo così, il concetto è semplice, la filosofia è semplice e lineare. Come dice Prabhupada, il processo è semplice, l'applicazione è difficile. Cioè, è semplice, poi dopo farlo nostro veramente bisogna lavorarci un po' sopra. E alle volte ci vogliono molti anni di esperienza per capire questa cosa qua, per capire come funziona. Alti e bassi. Però funziona proprio così. Prabhupada la spiega semplicemente, dice, ma Dio sta dando da mangiare a tutti. È vero che c'è anche nel mondo, c'è anche starvation, c'è molta povertà, ma veramente, io sono stato anch'io, ho viaggiato in paesi poveri, molto poveri anche, ma chi muoiono di fame, che muoiono veramente, non li ho mai visti veramente, che muoiono perché non c'è un minimo. Qui il problema è che si muoiono perché mangiamo troppo, perché godiamo troppo del piacere dei sensi, perché ci ingozziamo con tante cose che fanno male, no? Con tante cose che ci rovinano la salute, ci rovinano, no? L'equilibrio, la salute, forse più in quella direzione. E c'è tanto spreco anche, purtroppo. Comunque è vero che ci sono problemi di povertà, questo anzi dovremmo tutti essere sensibili a questo, e per quello il nostro movimento distribuisce ogni giorno più di 3 milioni di pasti gratuiti un po' in tutto il mondo, ogni giorno. È sempre in aumento, saranno anche di più. Sì, dobbiamo aiutare, sì, però poi dice... Però guardiamo il mondo come funziona. Dio dà da mangiare a tutti, dà da mangiare agli elefanti nella giungla, no? Nella savana. Dio dà da mangiare a tutti, ai buoni e ai cattivi, alle persone oneste e ai malfattori. Dio si cura di tutti, gli animali, le piante, tutti vivono in qualche modo, trovano da vivere. Dice, Dio mantiene tutti, quindi è già buono con tutti. Che dire dei suoi devoti? Cioè quelli che dipendono da lui, è come un padre ricco, potente, dà da mangiare a tutti gli altri e fa morire suo figlio. Non esiste, no? Un padre ricco, potente, un buon padre, prima si assicura che la sua famiglia e i suoi figli sono sani, no? Che sono nutriti, giusto? È abbastanza logico.
Quindi com'è possibile che Dio, che si cura di tutti, dà da mangiare a tutti, non dà non dà da mangiare ai suoi figli, quelli più cari, quelli che dipendono da lui? Non esiste, non è mai successo. Non è mai successo. I devoti, ci sono nella storia alcuni devoti molto poveri, ma era loro che erano contenti così. Anzi, ci hanno insegnato a noi. Anzi, poi Krishna andava lì e dice: Chaitanya Mahaprabhu, prendi? No, no, grazie, io sono contento così. Sudama Brahma è andato da Krishna. Krishna ha detto: ti do quello che vuoi. No, no. Sudama Brahma ha detto: io sono già contento. Non gli ha chiesto niente, è andato da Krishna, ricchissimo. Krishna è il proprietario di tutto, non ha chiesto niente. Shridhar Pandit, con la vice Shridhar, da Chaitanya Mahaprabhu, ha detto: Chaitanya Mahaprabhu, dammi, ha detto, chiedimi qualsiasi benedizione, ti do qualsiasi cosa. E lui ha risposto: no, grazie. Sono soddisfatto, quello che mi arriva, quello che mi mandi, sono già contento. Capito? Anzi, cerca di aiutare quelli che soffrono, dagli una mano agli altri, io sto già bene così. E quindi non c'è proprio, non c'è il caso che una persona sia devoto, dia priorità veramente, dia priorità al servizio, all'abbati, al servizio a Dio, al servizio ai suoi devoti, al servizio a tutti gli esseri, e si trovi, non abbia di che vivere. Non esiste, non è mai successo, non l'ho mai visto, non si è visto. Però noi purtroppo dentro questa cultura materialista, tutta molto insicura, molto instabile, veniamo presi spesso da queste preoccupazioni. Ma se diamo priorità alle cose giuste, ci viene l'intuizione, ci viene l'intelligenza, ci viene l'ispirazione per trovare il modo per risolvere anche i problemi materiali. Non sappiamo come succederà, ma succederà. Confermato. Succederà. Proviamo a mettere in ordine le priorità, no? Mettere in ordine le priorità. Se diamo più importanza, se diamo priorità alla vita spirituale, che sono i bisogni eterni più importanti, che dureranno, che vanno oltre la nostra vita in questo mondo oggi, perché qui siamo qua, ma quanti anni staremo ancora qua non lo sappiamo, ma il progresso spirituale che noi facciamo, no? I meriti spirituali che accumuliamo in questa vita, quelli resteranno eternamente con noi. Svalpa mappias dharmasyatrete, dice Krishna, un piccolo passo su questa via eterna non è mai perso, no? Vita spirituale, dare priorità a quello è sempre la cosa più intelligente, è sempre, e si può sperimentare in pratica. Quindi non facciamoci prendere da queste culture false. Dipendiamo, preghiamo Balarama, preghiamo Krishna, preghiamo i maestri spirituali autentici di aiutarci a sviluppare questa visione. Poi concluderei con una piccola lila qua Balarama. Si dice che la presenza di Balarama ha un effetto rinfrescante, no? È rinfrescante. Balarama è quando c'è Balarama, è come quando c'è il maestro spirituale, no? Sento quando vengono grandi devoti, e i devoti che partecipano dicono: ma quando c'è lui sembra tutto più bello, no? Più fresco, più ispirante. Sono rinfrescanti perché hanno questa, no? Sono collegati con Balarama, che è rinfrescante, no? Sono collegati con lui, che si ottiene questa forza spirituale, che è la vera ricchezza, che è la più grande ricchezza che si può ottenere, che è la cosa più bella che possiamo ottenere. E nel lettera devozione, la scienza del Bhakti Yoga, c'è di Balarama simpatica, a pagina 243, espressioni d'amore per Krishna, e si parla anche dell'ebbrezza. Balarama nelle sue attività, come Nityananda, era anche molto simpatico, perché è chiaro, se ha tutte le buone qualità, tutte le qualità, le migliori qualità desiderabili, quindi diciamo, ogni cosa che fanno queste grandi personalità è sempre molto attraente, molto ispirante, no? E qui si parla di Balarama, che aveva l'abitudine
di bere il miele. Il miele sembra che un po', genera un po' di ebbrezza. Se mangi... Certo, no, qui oggi usano metodi più strong, no, per cercare l'ebbrezza. Balarama è un po' più ecologico, un po' più... Lalita Madhava racconta che Shibaladeva, un altro nome di Balarama, Shibaladeva, ebbro per aver assunto troppo miele, si rivolse così ai sovrani del pianeta. Adesso è simpatico come Balarama, no? Entrava nella sua estasi, ma è una forma di estasi spirituale, entrava come se fosse ubriaco, no? E allora vedete come si rivolge. Qui prima parla ai sovrani del pianeta, che lui è il sovrano dei sovrani. Dice: voi che dopo essere stati sconfitti vi nascondete nei buchi della terra come formiche, no? Perché qui si rivolge a quelli che sono le lotte tra Asura e Deva, no? E i sovrani dei pianeti. Quindi voi che dopo essere stati sconfitti vi nascondete nei buchi della terra come formiche, sono pronto a distruggere l'intero universo e so che Krishna non sarebbe in collera con me. No, sai. Qui è ebro, qui però questo orgoglio che manifesta qui Balarama non è quell'orgoglio materiale che conosciamo noi. Qui è una forma di estasi spirituale divertente. Qui siamo entrati a un altro punto, qui l'aspetto un po' divertente, simpatico, ma anche istruttivo di Balarama, no? Come di tutti gli altri incarnazioni fanno cose molto anche belle, divertenti, istruttive, no? Quindi gli dice: sono pronto a distruggere l'intero universo, ma sta parlando veramente, ce l'ha davvero questa potenza, e so che Krishna non sarebbe in collera con me. Poi, apostrofando il re del cielo Indra, si rivolge verso Indra, re del cielo, dice: e tu Indra, no, come se sai, quando ero un po' ubriaco, e tu Indra, giocattolo nelle mani di Sachi. Sachi è la moglie di Indra, no? Tu, Indra, no? Un po' giocattolo nelle mani di Sachi, no? Tu sei il grande re dei pianeti, però sei schiavo della donna. Perché ridi? Perché ridi? Mi ricordo, mio padre non aveva questo tipo di intossicazione, un altro tipo. Beveva abbastanza vino, no? Beveva molto vino, come qua. E mi ricordo quando beveva, appunto, faceva cose di questo tipo, no? Magari vedeva qualcuno che gli rideva, Shigornitai, chi già. Oppure, capito, leggeva, come dire, interpretava le reazioni degli altri in modo suo, no? Perché ride? Ma non stava neanche ridendo, stava pensando agli affari suoi, però. No, quando uno è ubriaco. E quindi Balarama gli dice: e tu Indra, giocattolo nelle mani di Sachi, perché ridi? Infine, volgendosi verso Krishna, adesso è andato verso Krishna, gli dice: dimmi subito perché il mondo sta tremando e la luna si è tanto allungata? Sai, quando era un po'... il mondo sta tremando, il mondo era fermo, era lui che era in uno stato alterato, e la luna si sta allungando... E voi, membri della dinastia Yadu, no? Siano tutti i suoi compagni a Dwarka, perché ridete di me? No? A volte, come dicevo prima, interpreta gli altri, perché ridete di me? Rivoglio il mio liquore fatto col miele dei fiori Kadamba. Srila Rupa Goswami, qui Prabhupada spiega, dice alla fine, prega che Sri Balarama o Baladeva sia contento di tutti noi e ci benedica mentre si trova in una tale condizione d'ebbrezza. Questa è una benedizione che dobbiamo invocare. Balarama, come ho fatto quell'esempio, no? Nityananda, che è Balarama stesso, si trova in questo stato di ebbrezza, ma è un'ebbrezza spirituale, e come ho detto, quindi è molto misericordioso, scherzoso, misericordioso, molto gentile con tutti. Quindi
dobbiamo interpretare queste sue attività come qualcosa di molto, come benedizione, qualcosa di molto ispirante, benefico per noi. Poiché lui ha questa natura così, no? Così incline a essere misericordioso, scherzoso, compassionevole con gli altri, chiediamo le sue benedizioni. Oggi possiamo pregare Balarama che ci guidi, Balarama e i maestri spirituali che lo rappresentano, che ci guidino, che ci diano ispirazione, che ci diano forza spirituale per poter raggiungere anche noi il successo. Bene, io mi fermerei qua, non ho preparato tante cose. Magari sentiamo se qualcuno di voi ha qualche commento, qualche domanda. Sì. Sulla? Sì. Sentite tutti, si sente? Sì. Senza essere consapevoli. Quindi è un difetto, diciamo così, per quale dobbiamo veramente vigilare, perché tra l'orgoglio spirituale e l'orgoglio materiale c'è abbastanza differenza, ma non c'è che ricordare di bene in questo mondo. Non lo so se mi sono spiegata. Che, beh, non è una domanda, è una riflessione che fa. Che è difficile distinguere questi due tipi di orgoglio. Esiste un orgoglio spirituale, come tutte le qualità possono essere spiritualizzate, diciamo. È difficile distinguerle. E certo, l'orgoglio, l'invidia sono qualità difficili da spiritualizzare. Però qui, vedi, qui Balarama sembrava... Qui Balarama aveva dato un bel esempio, magari, capito, dice, sembrava un po' orgoglioso, però poi Balarama la sua vita è dedicata completamente al bene di tutti, no? No? Sì, quindi dici, vuoi elaborare un momento sul fatto di come spiritualizzare queste qualità, l'orgoglio. Non, l'orgoglio, infatti... L'orgoglio è una bestia nera, no? È un problema serio. La Bhagavad Gita dice l'orgoglio precede la caduta. In un certo senso possiamo dire che è il più grande nemico del devoto. Certo, quello che crea, quello che interrompe o rallenta il nostro progresso spirituale sono le offese nella pratica. Ma le offese vengono dall'orgoglio, appunto. Cioè, delle volte trattiamo... E in modo inappropriato gli altri esseri viventi. Se siamo orgogliosi ci predisponiamo subito a commettere offese verso gli altri. L'orgoglio è un grande problema. Come spiritualizzarlo? Beh, dai, se siamo ambiziosi. Prabhupada diceva, ma voi americani, no? Americani europei, voi siete persone che fanno grandi cose, grandi industrie, grandi, no? Fate qualcosa di grande per Krishna, no? Siete così grandi, no? Siete così, no? Cioè gli ha stuzzicato un po' l'orgoglio, no? L'orgoglio, cioè, le spiritualizziamo, no? Siete, fate grandi cose e fate per Krishna, no? Cioè, capito? Dovremmo cercare di direzionare, almeno se siamo ancora un po' orgogliosi, abbiamo questa mania di grandezza, vogliamo primeggiare, siamo leader, vogliamo essere davanti agli altri, prendiamoci delle responsabilità per Krishna, per il piacere di Krishna, del guru, dei devoti, prendiamoci responsabilità e impegni per il loro piacere. Attenzione però poi quando loro poi ci dicono piano, non esagerare, non troppo, dobbiamo ascoltare, se restiamo ancora troppo orgogliosi, se manteniamo l'orgoglio che io ho capito tutto, allora ci troviamo di nuovo nei guai e possiamo interrompere il nostro progresso, avere problemi nella nostra evoluzione, no?
Però pian piano impariamo, praticando l'abbatti impariamo a spiritualizzare anche queste tendenze. Prabhupada diceva, bene, abbiamo dato tanti libri, Prabhupada, e Prabhupada diceva, ebbene, ma c'è l'altro tempio che ne ha dati più di voi, hanno distribuito più libri di voi, capito? Li stuzzicava, no? Dovete batterli, stuzzicava l'orgoglio. Però sai cosa succede? Che poi quando fai, servi il guru, servi, poi Prabhupada stava sempre molto attento, quando diventavano, si facevano prendere troppo dalla foga, no? Foga giovanile o dalla foga un po', dall'ambizione materiale, ti bloccava subito, no? Però diciamo, sì, ma praticando impariamo, anche perché se, quando facciamo per Krishna, lì non, il materiale non c'è niente da guadagnare. Dopo, se tu continui a se continuiamo a mantenere delle ambizioni materiali, dopo un po' non ce la facciamo più, dobbiamo fare qualcos'altro, torniamo al vecchio sistema. Se manteniamo, se invece continuiamo a praticare e accettiamo la guida, accettiamo le correzioni dei devoti esperti, poi pian piano impariamo a diventare, a spiritualizzare anche quelle qualità che sono così difficili, no? Ma è un lavoro profondo, graduale, ma si può fare. Grazie a te, grazie. Abbiamo ancora qualche minuto, c'è qualcun altro, qualcosa? Prego. Rispetto a questa immagine di Balarama, ebra, buffa, ironica, posso dire così? Sì. È un aspetto che ha una funzione del maestro, questo, cioè l'ironia, ha una funzione, tra virgolette, didattica? Tutto, sì, grazie, bello. Ma tutto può essere usato in modo didattico. L'abbatti non esclude niente, l'abbatti include tutti i tipi di sentimenti, quelli che sembrano piacevoli e quelli che sembrano spiacevoli, quelli che sono, diciamo così, facilmente comprensibili o apprezzabili e quelli che alle volte anche possono non essere compresi o apprezzati da tutti. L'abbatti include tutto, non c'è problema. Certo, gli acciari, i maestri, Krishna, cioè Krishna alle volte usa parole un po', alle volte lui è molto dolce sempre, però qualche volta usa anche parole forti o lo stimola o provoca, no? In modo didattico, sempre con compassione al fine di aiutare. La differenza, quello che è importante non è tanto il come si fanno le cose, il come, cioè che tipo di metodo possiamo usare. L'importante è il perché, la motivazione è più importante. La motivazione conta di più, cioè se noi siamo compassionevoli, se siamo mossi da genuina compassione, da genuino interesse verso le persone, qualsiasi metodo potrebbe essere usato, applicato adeguatamente. Ma dobbiamo assicurarci che siamo. È una pratica, anche qui di nuovo, no? È un lavoro da fare su noi stessi, imparare a purificare, mettere da parte l'orgoglio, mettere da parte le ambizioni personali, la ricerca di fama, onore, apprezzamento. Capito? Queste cose dobbiamo imparare a mettere da parte, altrimenti non riusciamo a applicare. E spesso facciamo errori. Siamo appunto, come hai detto, arrogante, no, avevi detto sarcastico, giusto? Ironico. Alle volte siamo ironici o sarcastici in modo inappropriato e ci abbiamo il risultato opposto, o alle volte siamo molto dolci, affettuosi in modo inappropriato, che una persona o l'altra fraintende e se lo interpreta, e gli diamo la mano e ci prende il braccio, capito? Quello che dobbiamo curare di più non è tanto le tecniche di come relazionare, la gente fanno tanti corsi tecniche sulle relazioni, tanti, no? Tanti coach, tanti, sì, come si dice, no? Workshop, tutto quello che volete, bene, tutto può essere utile nell'abbatti, ma quello che dobbiamo coltivare più di tutto è la motivazione. Dobbiamo purificare la motivazione. L'abbatti vuol dire purificare la motivazione. Quello che facciamo non lo facciamo più per il nostro piacere,
dobbiamo farlo per il piacere di Krishna, per il piacere del guru, per il piacere dei devoti. Quella deve essere la motivazione. Allora, dopo possiamo metterci dentro tutto, se impariamo a muoverci nella giusta motivazione, altrimenti sempre problemi. Sì, sì, non importa quanto siamo esperti, da qualche parte non ci sono le falle, perché appunto... Prabhupada una volta ha detto ai discepoli che non riuscivano a fare le cose bene, c'era sempre problemi quando erano all'inizio in India, no? Venivano truffati. Alla fine Prabhupada si è spazientito, gli ha detto, spazientito nel senso buono, Prabhupada però ha sempre controllato, ma alle volte diventava forte, no? Ma sempre in modo educativo, formativo. Gli ha detto, finché voi ingannate Krishna, gli altri inganneranno voi. No? Finché voi volete ingannare Krishna, gli altri inganneranno voi. Forte come parole, no? Però così è il mondo, perché non succede a caso. Dice, ma a me mi hanno ingannato per sbaglio, no? mi hanno ingannato e ingiustamente. Sì, poi si fanno le valutazioni in questo mondo, sì, va bene, però se ci succede non è mai ingiusto. Come qui si entra nell'altro discorso di come funziona la legge del karma, ma è così, dice Prabhupada, no? se noi ci mettiamo nel giusto atteggiamento, Krishna ci protegge, in altre parole, ci protegge da avere guai grossi. Se invece noi continuiamo a mantenere, no, dei motivazioni nascoste, dei secondi fini quando relazioniamo con gli altri, i problemi arrivano. Non puoi evitarlo, ti scappa di là. Tu sei, anche se siamo espertissimi nel, no, nell'organizzare, no, nel proteggerci tutti, no, da qualsiasi problema, alla fine scappa dietro, di sotto, di fianco, in alto, in basso, qualcosa succede. Ma è Krishna che lo fa succedere, è Dio. Non puoi scappare. Il karma devi pagare, le responsabilità ci sono. Se noi vogliamo approfittarci di qualcuno, qualcun altro si approfitterà di noi. Grazie, qualche ultimo punto? Ma ancora 2 minuti. Volevo fare questa domanda riguardo alle 3 autorità che esistono, Shastra, Guru e Sangha. Tra queste 3 autorità c'è differenza di importanza, di autorevolezza, o sono tutte allo stesso livello? Sì, grazie, bel punto. E Prabhupada, ricordo le spiegazioni, che dice che tra i 3 le scritture sono le più importanti. Attenzione, non è finita la risposta, no? Le scritture sono le più importanti, perché i sadhu, le persone sante e i maestri spirituali si basano sulle scritture, tutti i loro insegnamenti sono basati su quelle. Nello stesso tempo Prabhupada dice anche che Sadhu, Shastra e Guru dicono tutte le stesse cose, sono tutti ugualmente validi, cioè se il Guru e le persone sante seguono le scritture, sono, se vogliamo dire, altrettanto potenti delle scritture, nel senso pratico. Quindi le scritture sono più importanti, nel senso che tutti prendono da lì, però quando poi, diciamo, le persone sono autorevoli, sono veri guru e vere persone sante, hanno la stessa potenza in un certo senso. Perché noi possiamo dire, infatti, nel senso pratico, nella nostra esperienza di vita, che noi non sapevamo cos'era la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam, noi è venuto Prabhupada a salvarci. Per noi è stato più importante il guru, no? Nella nostra vita. Poi dopo abbiamo scoperto che sono le scritture, Prabhupada ci ha fatto capire l'importanza delle scritture. Quindi dipende da che prospettiva la guardiamo. Le scritture però sono le basi di tutto, scritture autentiche, tutto deve essere basato su quello, no? Grazie, vi ringrazio molto. Bene, se non ci sono altri punti, allora facciamo la preghiera tutti insieme a Balarama. Adesso cantiamo per il piacere delle divinità, dei devoti, che ci diano guida, forza spirituale per progredire con grande entusiasmo nella via della Bhakti.